Dai, ansia. Ma no, ho recitato davanti a molte più persone, non sarà un problema. Grazie a tutti. Accogliamo sul palco i ragazzi del corso Il Teatro dell'Anima. Cominciamo con Damiano Barra che presenterà il suo monologo. Grazie a tutti. Buonasera. Dunque, il mio monologo si chiama Pazzia e Libertà. Sapete come mi chiamano? Pazzo. Incredibile, io pazzo. Mi hanno rinchiuso in questo manicomio, mi chiamano pazzo. La verità è che non vogliono ammettere che io abbia dei poteri. Sì, ho dei poteri. Perché fate quelle facce? Ve lo posso anche dimostrare. Allora, per esempio. Guardate, questa è una sedia, no? È una sedia. Però non è semplicemente una sedia, è qualcosa di più, qualcosa di diverso. Io posso trasformarla a mio piacimento, a vostro piacimento, possiamo trasformarla in tutto quello che vogliamo. A posto di questa sedia, immagina quello che più desideri in tutta la tua vita, quello che vuoi per il resto di tutta la tua vita, qualcosa di importante, di serio, di bellissimo. No, però, così no. Così mi fai nervosì, non devi immaginare quello. Perché hai immaginato quello? Perché? Allora, vedi? Allora anche tu sei pazzo come me. Tu sei pazzo come me, sei pazzo come me. Però tu non sei rinchiuso in un manicomio. Io sì. Proprio io che ho dei poteri. Io che sono forte come un dio! Io sono forte come un dio! Ma mi hanno rinchiuso in questo manicomio. Mi chiamano pazzo. Dicono che io non sono normale, ma chi stabilisce la normalità delle cose? Chi? Voglio parlarci io. Però perché fate ancora quelle facce? Non dovete fare quelle facce. Perché le fate ancora? Io ve l'ho dimostrato quello che posso fare. Io posso far piovere. Posso far cadere direttamente un fulmine sulla scuola e far spegnere tutte le luci. Tutte. Però sapete come mi chiamano? Pazzo. Incredibile. Io pazzo. Grazie Damiano, complimenti. E ora è il turno di Sara Di Giacomo. Damiano? Sì, lui e la sua storia di sguazzo. Ragazzi, ve l'ho detto che ho dei poteri. Ah? Oh, sto scherzando, sono andata via la corrente. Oh, io niente, non pensate mica che ho dei poteri. Cioè. Sei bloccati a scuola? Sara, almeno tu. Ah.
Non provare a toccarsi. Oh, ma state scherzando, eh? A me, ah, Giuseppe, almeno tu, sai bene che non è possibile. No, Giuseppe, dai, che è quella faccia? Sembra che ti sia morto qualcuno. Ah, è per questo che vesti di nero negli ultimi giorni, eh? Ragazzi, dobbiamo trovare un modo come uscire da qui dentro. Infatti, iniziamo ad uscire. Dai, continuiamo con le porte, penso. Sono bloccate. È inutile provarci. Solo Damiano può liberarci. Ma io non lo potevo. Invece sì. Hai detto tu stesso che potevi bloccarci qui dentro e tu stesso ci farei uscire. Babbo. Ok, ho i poteri. E poteri sì. Salite qui sul palco. Prendiamoci per mano. Prendiamo delle sedie e sediamoci. Bene. Allora, nessuno sale qui con me. Io le faccio le fichissime. No, allora, ragione Giuseppe, buttiamo giù tutto. Ma che, non intendevo questo. Ragazzi, volevo soltanto fare un po'. Sto perdendo la pazienza. Ho detto già che solo Damiano può liberarci. E allora sbrigati, Damiano, io non dovevo nemmeno essere qui. E io dovrei essere da l'estetista. Ti senti bene? Dai, tranquillo, io e Samuel ti aiuteremo. Ascoltatemi, no. Allora, io non ho i poteri. Cioè, è probabile, sì, però voglio dire, rifletteteci. Noi siamo qui per un motivo. Mia. Basta. Ci hai rotto le palle. Tu e tutti i tuoi discorsi del cazzo. La verità sai qual è? Che tu non hai rispetto di nessuno. A te interessa solo ed esclusivamente di te stesso. E io dovrei... E tu dovresti andare dall'estetista. Lo sappiamo, l'abbiamo capito. Stronza! Cosa hai detto? Dai, su, Giulia, lascia perdere. No, io non lascio perdere. Devo andare urgentemente dall'estetista. Mi si stanno cadendo le ciglia. Sì. Non sono e non voglio diventare come mia sorella. Cosa ne sarà della mia reputazione se si viene a sapere che sono rinchiusa qui dentro con voi? Sì, la differenza tra noi. Siete proprio questa. Che a te piace lo schifo che c'è lì fuori. Siete. A me invece, tutto sommato. Siete. Andrebbe bene, mi farebbe bene restare chiuso qui dentro. Siete tutti degli stronzi! Oh, le sue prime parole. Perché? Perché? Cosa? Perché siamo tutti degli stronzi. Ogni giorno affronto la vita. Ogni giorno combatto contro la mia dislessia. Ogni giorno. Mentre invece voi cosa fate per migliorare? Che cazzo fate? Niente. Siete solo degli stronzi che si divertono a prendere in giro le persone. Scusa. Non mi ero accorto di quanto soffrissi. A volte credo di essere l'unico a stare. Ma ti preoccupare. Non ce l'ho con te. No, scusa. Non ce l'ho con nessuno di voi. Scusa se ho riso di te, non l'ho fatto apposta, è stato solo per gioco. Non lo faccio più, sono uno stupido. Ragazzi, non vorrei interrompere questo per il momento, ma si sono veramente male. Che cosa hai mangiato? Guarda, forse non ho mangiato niente, qui uno nella bocca. No, per carità, sto bene. No, veramente, credo che ti rimetterà. Quando sono stata... lasciatemelo dire, al campus dei giovani talenti in Irlanda andavo avanti solo a cracker. Ragazzi si mangiavano schifo. E poi Samuel a maggio riaprono le iscrizioni. Della settimana. Ma sei pazzo? No, sono grasso. Grasso come un burro. Grasso! E tu saresti grasso? Io sono grassa! Effettivamente. Andiamo in bagno, un po' d'acqua ti farà bene. Vengo con voi. Ok, va bene, ma io certe cose non le riesco a digerire. Cioè? Non soltanto chi piagnucola dei problemi, anche chi si dimostra forte vorrebbe una mano.
essere aiutato, essere apprezzato ogni tanto. Davide, veramente, cioè, noi no, siamo amici, cioè, il nostro male fatto tutta la scuola le conosce, comunque c'è. Cioè... No, no, forse per te tutto questo è un gioco, ma io ho la morte dentro. Quando io torno a casa non trovo mamma né papino come succede a te. È tutto difficile nella mia vita. Tu ti lamenti! Mi sono rotta una gamba, per 3 mesi sono rimasta in convalescenza saltando completamente il saggio di danza. E oggi sono qui per sentire cosa, dopo settimane di buio in casa, per sentire le lacrime di coccodrillo di uno che ha reso la vita impossibile a tutti! Mi vuoi picchiare? Picchiami avanti, che solo così per dimostrare di essere uomo! Non abbiate paura. Cos'è la paura? La paura è soltanto un avvoltoio che svolazza sulle carcasse delle nostre angosce. Un uccello malefico a cui hanno attrappato le ali che vola comunque. Grazie a voi. La paura è una vecchia strega seduta in un angolo con le mani sul volto. È la parte più remota del vostro cervello. In una piccola stanza vuota. La chiave di quella stanza ce l'avete voi. E per quale motivo occulto scegliamo di aprire quella porta? Siamo soltanto noi ad avere paura, alimentando i nostri disagi, dando un volto ai nostri malesseri. Siamo soltanto noi a dare importanza al marcio. La soluzione è soltanto aprire quella porta e combattere quella maledetta paura. Soltanto così potremmo trasformare il nostro lato buio nella parte più brillante e smagliante della nostra mente. Ah, un'ultima cosa. Non date importanza alle parole degli altri. Chi li giudica è soltanto una lettera nel bel mezzo del libro di 1000 pagine. È insignificante. Non abbiate paura. Spiccate il volo. Spiccate il volo. Non abbiate paura. Mai più.